Ciao a tutti ragazzi, buonasera, buonasera a tutti voi di questo, che giorno è? 16 aprile, ben 11 giorni dopo il mio compleanno e siamo qui riuniti con un grandissimo e graditissimo ospite, Faride. Mi perdonerai che mi sento un pochino, guarda che sguardo che c'hai, Sto un pochino. cercando, io in questa parte qui parlo poco perché cerco di ammaliare con degli sguardi. Già l'hai fatto, È la già. mia strategia Già ci sei sempre. riuscito. Almeno con me ci sei riuscito, ma penso con molte persone. Ciao Ludwig, ciao Massante, ciao Giulia, ciao Antonio. Qui con un ospite d'eccezione. Guarda come sorrido. Un ospite d'eccezione, diciamo la verità, un ormai sex symbol a livello quasi internazionale. Nonché panettiere, Nonché non panettiere si che sa ormai su questa cosa. Instagram non fai altro, immagini. Fai vedere come cucini, come non cucini. Sì, c'è un profilo mio, in realtà non lo seguono in molti perché è scritto in Kinyarwanda, che è la lingua che si parla in Ruanda. Ma è una cosa vera oppure te la sei inventata ora? Perfetto. Inventata ora. Ma però dovresti. A voi Gianluca Fru, ciao Fru, ciao, Eccola, applauso, facciamo senza finta ci salutare la fosse. chat. Ciao. Ah, sul Puoi andare chat. avanti, cioè ciao. Basta, ho scritto solo ciao, me l'ha detto per chattare, mi ha ricordato una grande cosa, per chattare devi seguire Bclave e non lo seguo. Incredibile, incredibile, cioè non hai un account Twitch e nome sei veramente un cafone. Ma perché Twitch è veramente la piattaforma dei giovani e io Come sappiamo tutti quanti, da dove tempo, come faccio? Come sei faccio tante a cose, ma non ospite sei. di livello però vi leggo amici. Infatti lo sta dicendo proprio per farvi commentare perché se la sente. Vecchio, hai visto Massante però subito che. Fru, mitico, vecchio. Mi rimane, forse insomma ho letto insieme, fru mitico vecchio. Esattamente, probabilmente con la risata finale. Questo qui ti sta proprio prendendo in giro. Io direi comunque sia per cominciare un po' frizzantini e andare avanti, per cominciare ad andare avanti, a leggere subito la prima domanda che non è, cioè è una domanda che ci hanno fatto, però Ah, evidentemente la prima, sì, ma non buonissimo. leggeremo alla fine, noi leggiamo solamente le chat, quindi commentate molto in chat. Questa è l'unica cosa che leggeremo tra le domande che mi hanno fatto, forse può essere pure che ce ne stava un'altra e faceva ride, poi te la Scusa, dico. allora è una trappola. Tu fai fare le domande prima, ma è una trappola. È una trappola, è assolutamente una trappola. Calcola che ieri ho fatto un video dove dicevo, no, che cazzo dico un video? Comunque sì, vabbè, una storia su Instagram dove dicevo, mi raccomando, perché avevo pensato di rispondere alle cose con i video. Io non rispondo mai con il video, no? Con risposta video. E ho fatto, ditemi quello che volete, proprio quello che volete che io vi rispondo a maniera del ca a cazzo di cane. Non ho mai risposto a niente. È rimasta lì Però 24 ore quella storia e non è mai. ti piace ricevere domande, ti Sì, a me piace piace. solo ricevere In domande. realtà, quando è il cenone di Natale e tu sei in quel momento in cui i zii ti fanno le domande, tu fai la parte, sei un po' arrabbiato perché lo zio ti dice: ma allora la fidanzata, le cose, tu ti arrabbi, ma in realtà sei molto contento di Sì, dirgli mi amico mio, sei arrabbio molto perché contento. non rispondo neanche lì, Ma no? guarda, Però in contentissimo. realtà perché si sta. Perché c'è qualcuno che si preoccupa per me, non si preoccupa nessuno per me. Sono triste e solo. Comunque. Comunque, la prima domanda che poi, ma guarda, non la voglio neanche mettere qui sopra, anzi, chiudo tutto quanto, vaffanculo, chiudo. Come ci siamo conosciuti, Fru? Come ci siamo Ah, conosciuti? Oh, vai, quanto dillo ti te. pareva? Questa era la prima domanda, dillo te, come ci siamo conosciuti, signor Gianluca Voglio Fru? raccontare la storia, quella che si può dire al pubblico o quella che sappiamo noi due con le mascherine? Allora, ormai l'hai detto e probabilmente ce lo chiederanno. Io preferirei, dato che questi video poi li vede anche mia mamma e anche tua mamma, Che non c'era quella volta, quella era la che volta in cui non c'era, quella era la 20 volta anni in fa. cui non c'era, ma non perché, no, non perché ci avesse, non perché non, capito, mi ha accompagnato, io gli ho detto, ma quella, mi vergogno ad averti, capito, un po' come quando ti accompagni alle Non superiori, poteva no? finire da quello coi baffi. Esattamente, mi vergogno e lei mi ha detto, ma l'ho aperto io sto, senti, ma ti prego, quindi. Dici un po', come ci Ci siamo siamo conosciuti? conosciuti, cioè era il 2015, probabilmente. Oh, sì, Era penso 15, penso 15, il tuo penso primo 15. spettacolo a Napoli insieme a Karim. Sì.
E io, da mega fan di Yotobi, e da mi avvicino, cioè, non mi ricordo neanche come riesco ad avvicinare Karim, però ci sentiamo. Forse no, io ho sentito te. Mi commentavi, mi scrivevi. E È vero, io mi è sa che vero. tu hai sentito anche Karim in realtà. Però. Però io sentivo te, è vero, perché io poi, allora io ho sempre avuto, anche da più giovane, quindi parliamo di 20-30 anni fa, quando ero più giovane mi piaceva molto l'idea di fare anche un po' di stand-up, e voi siete stati un po', nel 2015, quelli che hanno cercato, no, di iniziare un movimento che però probabilmente non è neanche mai partito a razzo, però siete stati un po', eravate poi gli unici a fare questa cosa dei tour di stand-up di quel tipo lì. Dico, correggimi se sbaglio. C'erano altri che lo facevano, però erano molto più underground, mettiamolo in questa maniera. Magari sì, magari sì. Magari è un movimento che per me, completo ignorante, non male. Cioè, eravate gli unici un po' più grandi, Guarda, ecco, ci di quelli provavi che con me, ma eri sfruttate. interessato a Yotobi, sei proprio una Sì, io puttana. chiaramente ho sfruttato te, che eri quello meno famoso, chiaramente, Ovviamente. proprio quindi È idol. giusto. Anche ora mi hai promesso le foto di Yotobi. Non ti bastano quelle che già ti ho mandato, le vuoi tutte No, proprio. le voglio tutte, Incredibile. perciò sto facendo questa live. Vabbè. No, è vero, però io forse mi avvicinai a te proprio per questa cosa qua, cioè non fosse stato per la mia passione per Karim, io non ti avrei mai conosciuto E così. grazie. C'hai E un gusti di merda, quindi... ovviamente, quindi non potevi conoscermi. Come? Avendo gusti di merda, non potevi conoscermi. No, assolutamente. Però poi tu eri anche quello che faceva di più. Cioè, tu all'inizio, amici che seguite Big Lab da più tempo, ma voi ve lo ricordate all'inizio che c'era quella grande inquietudine del video quadrato, solo la barba, con la ramanzina, la Con la ramanzina. ramanzina, Ora è zio. cambiato, solo che si vede la faccia, ma è comunque la ramanzina Uguale, inquietante. identico. E quindi abbiamo iniziato a parlare e io mi ero offerto di farvi da cicerone per la città di Napoli, del vostro spettacolo a Napoli, del vostro primo tour che avete fatto, mi pare che erano tre città italiane, Roma, Milano, Roma. Napoli, Roma, Napoli e Milano. Ok, e quella era di Napoli, io mi sono offerto di venirvi a trovare, di portarvi in giro. E ti ricordi solo questo qua, ti ricordi solamente la parte bella. Io invece mi ricordo non solo questo, non solo che mi contatta questo ragazzo con i capelli tutti quanti così che mi fa vedere dei suoi video dicendo ti piacciono questi video? Tra cui ci stava anche un video che poi ha rifatto con i The Jaga, quello lì che ti sta tuo fratello che ti parla e tu sbrocchi perché che cazzo stai dicendo? E quello io ho pensato questo è bravo. Infatti ti ho risposto, io di solito non rispondevo alle persone, i maschi alla fine. Ok. Vabbè, però io maschio, insomma. Ho visto i capelli, ho visto i capelli lunghi, ho fatto guarda, fammi andare a vedere, poi vabbè, però vabbè, bravino. E mi ricordo quando sono venuto a Napoli che noi ti dicemmo due Ferma pausa cose. per dire Napoli. Sono venuto A a Napoli. Napoli, mamma mia. Due cose ti dicemmo, non andiamo al centro e camminiamo poco. La Soprattutto risposta Karim, di Fru è ricordo. stata non vi preoccupate. Dei due, ricordo, soprattutto Karim era quello che poi cercava in ogni modo di farmi capire che lui fosse proprio, diceva, io proprio non voglio vedere niente, non voglio vedere niente, voglio restare in un posto dove non c'è nessuno. Io invece, Vero. carico di entusiasmo, anche dell'essere, cioè, capito, voi comunque eravate due, io poi dato 5 anni fa, avevo 20 anni. Non si dire questa qui è questa è una notizia. È la E grande questa è vera grossa notizia. novità, questa è grossa novità. Aspetta, ci scrivono Viclay e Fru. Quando finisce questa quarantena, verrete a trovarci a Benevento? No. Perché? La domanda è No, perché? 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 Anche se non è vero, Ti non è è mai vero. capitato? Vieni a trovare Benevento? Sì, ok, me pia, vado. Il montatore di Giacca, uno dei registi di Giacca, sono in Benevento, sono anche stato una volta e devi sapere che c'è una nightlife sorprendente. Stanno mignotte per strada, stanno pure a No, no, Roma. no, proprio di serate uno addosso all'altro, quelle che piacciono a noi, no? Uno sull'altro, Quelle sudati, che piacciono a sbronzati. noi, perfetto, ottimo. Anche perché poi fa freddissimo a Benevento, Sempre. e quando si esce molto in inverno, però non puoi stare fuori, se stai fuori muori, quindi entri dentro, ma i locali sono piccoli, che è tutto in miniatura in quel posto. Comunque non verremo a trovare te, ma andremo io e Vincenzo a farci un giro a Sì, quello è Benevento. sicuro.
Ma proprio per non... Però... Io, veniamo per non trovarti. Al Pozzo Damiano cercheremo di evitarti. Evitare. Chiunque... Che guarda, c'ha il doppio nome, capito, per farti confondere. Esatto, qual è il cognome? Incredibile. Però ricordo, comunque, dicevo, a 20 anni ero molto entusiasta di conoscere due che comunque ce l'avevano fatta. Cioè, a 20 anni, quando voi lanciate un certo tipo di mondo, l'idea di riuscire a fare uno spettacolo a teatro... con la gente che paga per vederti, cioè era una cosa che per me sembrava un sogno, quindi io comunque avevo quell'atteggiamento, no, da come si dice, da fan, da supporter di voi due, e quindi approfittai a far vedere un po' tutto il centro di Napoli, tutto quanto, facciamo un giro lunghissimo. È stato non solo lunghissimo, ma a una certa ho detto, ma perché? Ci hanno domandato perché, ha detto mi raccomando non andiamo al centro, la sua risposta è stata, la cosa bella è stata, la sua risposta è stata no, no, e siamo scesi a Metro Toledo, che era, perché ci volevi fare vedere, mi ricordo ancora che, perché ci volevi fare vedere, guarda questa qui la Metro ha vinto questo, quest'altro, e noi ok, sì, e però pensa, io sta Toledo già l'ho sentita, cioè siamo andati a qualche parte abbastanza, capito? Al centro no. Andare, proprio secondo me, voi se io avessi detto vi prendo con la macchina e vi porto a Pomigliano d'Arco, che è in provincia di Napoli, contentissimi, quasi, secondo voi eravate più contenti? Probabilmente, no, ma più che altro per me, per lui era più che altro per il centro, comunque sia così, per me è semplicemente per la camminata, che pesavo pure 200 kg a quel tempo, quindi a fare le camminate lunghe, tu bello agile, capito? Faceva pure... Sotto questo punto di vista lui veramente aveva proprio zero voglia di moto. Zero. Cioè, moto inteso un movimento. Però fu bello, bello, poi ho visto lo spettacolo, poi ricordo che siete tornati, l'ho rivisto, poi siete ritornati. E ci abbiamo buttato sul palco l'ultima volta. E mi avete fatto fare 5 minuti, ricordo che quel giorno lì in particolare, io ero tornato da Torino, sì. perché avevo girato, incredibile, che c'è Karim a Napoli, sì. Io ero a Torino. Ero tornato da Torino e dovevamo quel giorno fu distruttivo perché poi avevamo altre riprese a Napoli, cioè dovevamo tornare ma non tornavamo a casa, dovevamo andare a girare da tutta un'altra parte e non sapevo a che ora avrei finito. Quando so che potevo venire l'ho chiamato, sono venuto di corsa a vedere la terza volta sto minchia di spettacolo. No, in realtà tu hai visto il primo spettacolo due volte e il secondo solo una volta, mi ricordo perché tu sei venuto a... quella Albellini era il secondo. Non è Bellini, zio. Non è Bellini. No, non è Bellini, era. Mi ricordo neanche. Bello, però, bellissimo il teatro. Non mi ricordo. A Via Chiaia, Madonna, che. Quella è una bella zona, però, dico la verità. Sì, sì. Io avevo un appartamento là davanti. Vabbè, oddio, cioè, comunque sia. Cioè, no, bella quella zona. Sì, è intorno, che tutti i posti del centro di Napoli sono molto particolari perché hanno sempre le loro difficoltà intorno. Luci e ombre, luci e ombre, luci e ombre, luci e ombre. Bello, bello, l'abbiamo lanciato sopra il palco teatro semplicemente San per cazzate. San Nazaro di Napoli, assolutamente sì, perché praticamente è venuto, ha fatto, dato che... Come ti è venuto in mente? Cioè io non l'avevo mai fatto, tanto mi hai detto, senti, se ti facciamo... parlarci, se ci presenti, ci lasci 5 minuti, ce l'hai qualcosa da dire? E tu hai detto sì. Però hai detto mi ricordo che hai detto di sì. Ho detto sì, ci penso. L'ho sempre voluto fare, ma non avevo niente pronto, niente, non l'ho neanche mai fatto, non l'ho manco mai più rifatto, diciamo, almeno volevo dare il via a qualcosa. Vabbè, parlato di sudore, tipo, una cosa del genere, manco... Ho improvvisato, Vincenzo, io non ricordo di che ho parlato, prima di salire ho detto, vabbè, ora faccio questa battuta, e poi chissà. E ricordo, fece anche una battuta, se ti ricordi, io quel giorno avevo una maglia di un brand di un mio amico. Sì, che hai dovuto coprire anche per fare delle foto. Mi hai dato tu una tua t-shirt, ma tu eri tripla XL. Allora, prima cosa, non mi devi insultare. Ah, scusami, eri tripla XL, grazie. Un unto schifoso ciccione. Lo so che ti piace. Madonna, quanto mi piace. È Antonio vero. Dice, era tutto improvvisato, lo disse, sì, Antonio Cristiano, sì. Basta, ma tu c'è solo follower che hanno il doppio nome. Sì, guarda, c'ho Giulia CSDNR, che è un altro nome che tu non conosci perché sì, è dello Zambia. Cassandra. Giulia Cassandra, Ludwig Van Dyck, che... Doppio nome anche questo qui, comunque sia, ci può stare, Van Dyck. Sì, Van Dyck, sì. Mi pare abruzzese. Mi pare anche a me abruzzese. Intanto salutiamo Davide Cannone. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.
E sì, Antonio o Cristiano o 10. Era tutto improvvisato o comunque deciso veramente 10 minuti prima di salire sul palco. Che poi io per fare queste cose ho dovuto comunque chiamare il nostro manager e dirgli: senti, sto per, perché meno male non mi vieta nulla. Avverto. Dobbiamo fare attenzione. Avverto. Quando parte di un gruppo, uno deve comunque tenere sempre presente del gruppo, capito? Non, anche se sei singolarmente, comunque rappresenti un gruppo. E lo chiedi: Vincenzo, io sto per fare questa cosa. E lui mi rispose: ma se già la stai per fare, perché mi hai chiamato? Cioè, lui disse: io come ti fermo? Come ti fermo? Prima cosa, devo fare attenzione al brand di questo mio amico. E tu mi hai dato una t-shirt che era larghissima. Io continuerei con questo. Con questo era molto. Quant'era? Larghissima. Era larghissima. Ma di quelle persone. No, ci sono persone larghe. Poi sono le persone. Poi, proprio, poi c'ero io, capito? Incredibile proprio. Neanche si trova. Non ero curvi. E ora curvi. Sei diventato un The Rock. Ah, praticamente no. Perché comunque sia, anch'io con questo blocco. Come tu ben sai, con questo blocco delle palestre. Ho perso. Non è vero, però ho perso un sacco di soldi. Ho perso un sacco, quello sì. Non penso che mi ridiano soldi del mese, perché io l'ho pagato qualche giorno prima della chiusa della palestra. Ah. Sì, una cosa del genere. Che poi questo coronavirus ha fatto anche zompare uno spettacolo. Avevamo io e Karim a Torino. Il giorno prima ce l'avevamo, ricordo, il sabato, ricordo. E il venerdì abbiamo deciso di non farlo. Ricordo che fino all'ultimo sei rimasti. Non dico di voler venire, però mi sei piaciuto. Porca puttana. Ma poi se tornate a Napoli dobbiamo rifarla questa cosa dei 5 minuti improvvisati. Porca puttana, oh, ma io sono... Allora, stavolta ti do una maglietta che ti potrebbe andare un po' meglio. Com'è? Ti do una maglietta e ti potrebbe andare un po' meglio stavolta. Ora abbiamo più o meno la stessa taglia, però io comunque non mi preparerò nessuna battuta e di nuovo salirò senza sapere quello che dovevo dire. Però visto, Antonio 10 Cristiano, quindi penso che sia da Cristiano Ronaldo, immagino, quindi... Oppure è mega cristiano. Cioè è proprio una cifra cristiana, quindi il 10 è per Maradona, che era molto... Ci sta, ci può stare. Bravo, sei molto simpatico, dovresti fare qualche spettacolo. Dovrei fare lo spettacolo di stand-up comedy, vero? Me l'hanno sempre detto. No, stand-up no, stand-up proprio un no. Po' troppo. Dovrei andare tipo... Stavo per dire i nomi di un gruppo sopra a Facebook che fa comicità per prenderli in giro così in maniera cacchina, però non lo faccio. No, non voi, tranquillo. Ah, non noi. No, non noi. Peggio, non fare nomi che trascini dentro anche me se ne ridiamo insieme. No, assolutamente, perché poi ne ridi, lo so che ne ridi, perché lo so. Anche perché mi ricordo, questa qui è un piccolo ricordo sempre del passato, che lo spettacolo che poi vedeste, che io vi ricordo che c'è il mio spettacolo e potete comprare il mio ultimo spettacolo da tutte le parti, qui sotto, ovunque. Il mio spettacolo lì che feci il primo a Teatro Nuovo, tu sei venuto con tuo fratello. Sì. E dopo lo spettacolo mi dicesti: mio fratello non l'ha, cioè non è che non l'abbia presa molto bene, però non digeriva alcune battute. Esatto. Però, mi hai ricordato una cosa incredibile, Vincenzo. Un aneddoto, guarda, il lavoro di rimossa, visto quando mi sono illuminato, perché c'è un aneddoto che non ricordavo. Intanto, non era il ring light. Dice che com'è? Non era il ring light che ti ha illuminato, no? Può essere che sto coso cinese ogni tanto ha vita propria. Ma mi sono ricordato una cosa bellissima della prima volta che hai fatto lo spettacolo. Che io, a parte voi eravate agitatissimi. Madonna! Quanto eravamo agitati la prima volta e quanto l'ultima volta? Zero, l'ultima abbiamo fatto gara di rutti praticamente. La prima eravate molto agitati. Porca, io una settimana prima mi preparavo l'agitazione, quindi... Quando sei arrivato e stavi comunque, secondo te, io che mi ero offerto di farvi da cicerone, ovviamente io sono la persona meno adatta a fare questa cosa. Il giro enorme quando mi avete chiesto di non vedere nulla nella dimostrazione, no? E non solo, io mi ricordo anche un'altra volta che ci siamo visti per lo spettacolo, mi sembra non l'ultima, forse la penultima volta, vi ricordo queste parole, ragazzi, ve lo giuro, andiamo a mangiare la pizza da Michele, è la più buona di Napoli. No, non sa. Mia domanda, ci sei mai stato? No. Ma non siamo andati da Michele? No, siamo andati ma non abbiamo mangiato perché era pieno. Ah. Siamo andati in un angolo lì davanti. Ah, è vero. A mangiare cose. Ma che memoria c'è? Questa me la ricordo, sì, perché io quando si tratta di mangiare lascia perdere. Lascia proprio perdere. Non mi ricordo.
ricordavo, è vero. Però mi hai fatto ricordare una cosa bellissima. Dici. Che tu, questa non so se te la ricordi. Dimmi, dimmi. Che quando stavamo lì, io quindi Cicerone ero lì, dovevo occuparmi di voi, ero felicissimo, anche perché poi è nata una grande amicizia, per carità, le foto del cazzo, no? Sì. Che tu mi dicessi, mi fai un favore, mi vai a prendere due negroni. Oh, questo cazzo. Ti ricordi? Erano solo due a quel tempo, sì, mi ricordo. No, no, erano almeno due, ora ne prendiamo quattro e beve pure Karim, calcola. L'ho portato al lato oscuro, l'ho portato al lato oscuro. Faccio io, no? Sì, no, mi ricordo. Io ai vostri occhi dovevo sembrare... Perfetto, tipo, se me lo dicessi ora, io direi che cazzo ne so, perché poi voi eravate al Teatro Nuovo, che nei quartieri spagnoli. Porca puttana, anche per arrivarci un giro con il taxi, abbiamo pensato, ecco, è fatta, ciao. Un posto finito. Incredibile, ma in realtà, al di là del posto in sé, se non lo vuole, è una giungla, no? Sì. Di strade, chi non è mai stato a Napoli non lo può sapere, è un posto... sono delle case popolari però nel centro di Napoli, molto tipico anche molto ambientazione per turisti, fa tutti di vicoli intersecati tra di loro, che se non conosci sono impossibili. Già lo vivo appena due negroni, certamente Vincenzo, ma io ne conosco di bar, non avevo sono idea. Il factotum di Napoli, non avevo proprio idea di dove andare a trovarvi questi negroni, ma io te li dovevo portare. Mi aggiro per i quartieri spagnoli, un bar che era, ora ripeto, i quartieri spagnoli sono un posto molto caratteristico di Napoli. Aspetta, parla un pochino più vicino al microfono perché ogni tanto ti perdo. Ah, i quartieri spagnoli sono un posto molto caratteristico di Napoli, che va un po', va vissuto, per essere capito, ricco di umanità, ok? Sì, sì. E quindi io entro in questo bar... Brutto, un bar brutto e piccolissimo, veramente quanto questa stanza, un piccolo bar brutto in chiusura. Nei quartieri spagnoli. E mentre entro, io entro e faccio, salve, buonasera, con una certa fretta, salve, buonasera, mi servirebbero due negroni. La signora, c'è una signora molto anziana, dietro al bancone, che, non... che mi resta così. Ho detto servono due signora, mi può dare due negroni? E arriva quello che era il figlio, che era alla cassa, e fa mia mamma non sei. E io penso, e perché dietro il balcone del bar? Perché non vengono turisti qui, ma io sono di Napoli, non vengono turisti. Non sentiva, la signora era sorda, comunque aveva un udito molto poco funzionante. E quindi dice, ma due negroni. E mentre gli fa dice, ah, negrone, devo mettere questo. Ma lo devo mettere questo? E lo chiede a me, credo, non aveva idea di come si facesse un negroni. E quindi lo fa, cioè io dico, sì, se lo so. Metti, tu metti. Tipo, ma che cazzo ci mi... Non mi guarda, se ti dovessi dire gli alcolici che c'erano, non ho proprio idea. E poi detto, ah, sì, poi c'è il limone, l'arancia, ce la metto, ma che ne so, dice, vabbè, mettetela. E ricordo che gira assaggia il cucchiaino, è buono, e poi continua a girare. È vero, ce lo dicesti dopo. Ve lo dissi dopo, ma in realtà io all'epoca vi dissi che non l'ho rimesso dentro. Questo atto me lo ricordo benissimo. Gli dissi, sono due, tu hai detto, ma l'ha rimesso dentro? Io ho detto no. Perché col cazzo che ci rivado a trovare altri due negroni. Come faceva a dirti, sì, guarda, me l'ha dato, perché tu col cazzo... Dove, oh, stanza, che schifo. Ma tutti, poi l'ha messa dentro a tutte e due? Porca puttana. Ecco perché a quei tempi, ti ricordi, c'avevo i capelli. Oddio, porca miseria. Che schifo. Ma me l'ero dimenticato. Hai detto una cosa, mi si è accesa una cosa qui dietro. Pure a me mo mi si è accesa la cosa qui dietro. Portarci tu, guarda, che schifo. Dietro, chissà dove. Dietro mi si è proprio accesa la cosa. Madonna, che schifo. La signora che non sentiva. Ma è incredibile il fatto che non sentisse. Io non ci potevo credere. Ho detto, ma dove sono capitato? Signora, la signora mi guardava, non ha nemmeno detto... Che? Cosa avrà pensato? Ma che cazzo pensi? Se sei dietro il bancone di un bar ed entra uno, probabilmente vorrà ordinare qualcosa.
chiama magari tu tuo figlio, non so se mi spiego, mi vedi. Fatto di, oppure quando entri figlio, dimmi, mia mamma non sente, dì a me l'ordinazione e gliela scrivo, dimmi, avvisatemi, perché devo entrare, cioè, secondo te, tutti i clienti che vanno lì devono fare questo teatro. Ma tu ti rendi conto che l'unico problema in questo universo per te è stato il fatto che lei non sentiva, non il fatto che lui ci ha sbavato dentro? Ma perché io non l'ho sentito. Ah, ok, è giusto, un pochino di... selfish, un po' selfish questo fru. Vabbè, comunque, come vedete, la nostra conoscenza è ricchissima di aneddoti. Madonna, anche quando ho cercato di... quando ci dicesti un tuo pezzo di stand-up comedy, questo me lo ricordo perché stavamo tornando all'hotel e io ti dissi, tu ci dicesti, non so se ci stavo solamente io oppure stavo pure Karim, e parlassi di un pezzo che avevi pensato per stand-up comedy e non mi ricordo manco l'argomento. Perché il giorno dopo lo spettacolo, il giorno dopo lo spettacolo questo qua, perché avevi già visto lo spettacolo e già mi avevi detto quel fatto là delle battute un po' troppo violente, cioè forse era un po' troppo zozzo, anche per i tuoi canoni. Per me. Cioè, magari non capisco, però magari a qualcuno più sensibile. Però vabbè, la stand-up secondo me, ora però io non ne posso parlare, soprattutto con te che... comunque, ma figurati, cioè non è che uno lo deve fare, però cioè... secondo me non credo, anzi guarda, faccio un discorso diverso, la comicità in generale, che io comunque alla fine sono anche io un comico nel mio lavoro, sotto un altro aspetto, poi c'è anche tante cose, ma la comicità comunque è una grandissima parte anche del mio di lavoro, e secondo me non sempre, ho capito, non sempre bisogna far solo ridere la comicità. Cioè, come devo dire, l'obiettivo non è solo far ridere nella comicità, secondo me, è anche suscitare qualcosa. Diciamo, il livello di lettura non deve essere solamente il primo, cioè non è solamente la risata da caduta o da scorreggia, mettiamola così, o semplicemente battuta che sì. Però non ti fa ridere, ma ti fa avere una reazione anche di fastidio, secondo me, comunque è un tipo di battuta, capito? Non è che una battuta non comica. No, no, assolutamente. Io sono, vabbè, puoi immaginare che io sia molto d'accordo con te su questo punto. Alla fine... Guarda, io credo che questa cosa me l'abbia detta proprio tu, in realtà, mi abbia proprio dato tu questo input nel mio cervello. O sì. Magari siamo solo allineati e dobbiamo scopare. Dobbiamo farlo, presuppone il fatto che non l'abbiamo mai fatto. Ok, vabbè, mamma, no, te l'ho detto, ha voglia a dire, perché tu... No, che continui a pensare che io sia gender fluid. No, sono proprio. Sono proprio. Mi piace proprio il cazzo. Cioè, non è che si accende il fluido. No, no, assolutamente no. E quindi, sì, no, mi ricordo, forse te l'ho detta io proprio il giorno dopo, quando parlammo, che poi mi dicessi quella quindi cosa. Io anche lì. Il giorno dopo sono venuto a trovarvi. Che cacacazzi. Proprio. Madonna mia, incredibile. Vabbè, però per me era un sogno. Poi cerca di capire, io all'epoca, quando ci siamo conosciuti, io non ero nei The Jackal. Cioè, io un anno dopo sono entrato. Lo so, tu sei entrato nei The Jackal quando noi siamo venuti la seconda volta. Io mi ricordo bene, la prima volta venisti e basta. La seconda volta tu avevi fatto qualcosa con loro, ma non eri ancora dentro. Ero stagista, però. Eri stagista, ma non eri ancora dentro. Ero stagista. E l'ultima volta stavi dentro. Ma io gli dissi a Karim, quei The Jackal c'hanno l'occhio lungo perché mortacci loro... Cioè, basta, che schifo. Scoperto. Perché sei bello, capito? Non per altro. Ah, sì, infatti io sono su quello punto. Assolutamente, io non comprendo perché la gente rida quando ti ascolta. Perché c'è una persona che, dato che io non ti seguo su Instagram perché tu non mi segui, e quindi siamo due checche isteriche, c'è una... Ah, oh, moriti, guardalo, ho dovuto togliere le persone che non hanno più di 10 milioni di... Ok, non ti seguo su Twitch. Vabbè, su Twitch sti cazzi, zio, mo parlamone. Infatti questa è una trappola per insultarmi, ora... Ora stai qui un'ora io ti insulto. Mi hanno scritto una cosa che mi ha fatto molto ridere, perché ho capito subito il tuo modo, no? Il tuo modo di fare comicità, ok. Mi hanno detto, domandagli perché urla sempre. Ah, ok. Guarda, è curiosa come domanda, perché in realtà anch'io ci rifletto e ti confesso che proprio sto lavorando su questa cosa in modo da non capire. Sto lavorando su me stesso e vado allo psicologo. Quindi. Su me stesso per non urlare, perché ho un grande problema di isteria. Guarda, in realtà se ne vedo uno così spesso è perché ho consolidato un tipo di personaggio, un tipo di comicità
nel nostro tipo di scrittura funziona, perché sì, noi come The Jagal facciamo un lavoro molto particolare, che è quello di scrivere ogni volta un video diverso, un lavoro diverso, anzi ora stiamo anche cercando di fare non solo video. Stasera sono anche riuscito a vederla, tra l'altro, eravamo su quattro ristoranti. Guarda, Fru è stato ora con Borghese, ha corso veloce, 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 veloce per venire qui, sì, a fare la live. È a Milano poi, a Milano. Pensate voi. A Milano con Borghese, ora sono venuto qui. Tra l'altro la puntata con Borghese non urlo, proprio perché stiamo cercando cose diverse. Però il punto, sai qual è? Che noi abbiamo un tipo di scrittura che è verticale su ogni video, cioè ogni video noi cerchiamo di esplorare qualcosa, ma orizzontale per i personaggi, quasi come se fosse Scrubs, una sitcom. Sì, infatti, perché... tipo Scrubs, ogni personaggio, comunque sia, cioè, è quel Scrubs. Ah, esatto. C'è, cioè, ogni personaggio ha le sue caratteristiche, poi comunque molto flessibili, perché talvolta capita che uno che di solito nei video è più vittima in un altro video. Sì, però c'è sempre quel mood alla fine, no? C'è sempre quel mood. Però comunque abbiamo delle caratteristiche ben distinte. Perché un personaggio... Allora, mi scrive Michele, perché un personaggio che mi piace, non tutta gli over 50, mia mamma ama Fru, infatti, però effettivamente per alcuni può risultare un po' cringe. È vero, che complimento! Ma guarda, secondo che me, sai qual è il punto? Secondo me è cringe, molto cringe, quando non è giustificato. Perché inizialmente l'elemento del... Io urlavo in tutti i miei video, anche prima di Jackal, pure quelli che vedevi tu. No, io mi ricordo, io quando quel pezzo lì... Però lo so qual è il punto? L'urlo era funzionale, secondo me, alla fine. Ti dico la verità, anche se erano video singoli, no? Lo sfogo, ovviamente, il tuo personaggio, se non ho capito male, era, ed lo è ancora, perché è un bel, cioè, un bel personaggio, comunque sia, come strutturato, e la persona che ha una certa P e sbrocca, come tutti quanti, solamente che magari le persone non sbroccano di solito, e tu invece arrivavi a sbroccare. Esatto, era l'urlo interiore, cioè, non è che era, perché non, mai non sei ancora, vabbè, per ora, grande... ti ricordi, Fru? Il personaggio di Fru era quello che urlava, perché, cioè, come devo dire, accumulava delle cose che fanno arrabbiare un po' chiunque, che però non si possono urlare, allora quel personaggio è l'urlo di chi non urla, no? Sì. Allora, quando è giustificato, secondo me, continua a essere divertente. Cioè, invece, quando poi invece sono urla così, un personaggio che urla perché fa ridere, perché in realtà noi ora discutiamo di questa cosa, che poi io comunque chiaramente i tuoi follower, cioè, come devo dire, ora non voglio dire che i nostri follower siano subumani, diciamo, però una gran parte sì. Ok, perfetto. Una gran parte sì, voi siete qui, per esempio qua dice, personalmente la parte che mi piace di più del video è quando Fru urla e sclera. Quindi ti sei appena detto, hai detto una cosa non vera. Beh, no, non tutti. Giulia Cassata, ti amo, scusa, cerca di capire il discorso. Dico, è una parte in realtà, cioè, noi ora discutiamo di questa cosa e anche io non amo quando gratuitamente il mio personaggio impazzisce. Però mi rendo conto che comunque una cosa tipo piace da morire ai nostri follower, proprio da morire. Perché non hai urlato? Perché mi ricorda un po' cosa, un po' Marco Merrino, è presente? Com'è? Un po' Marco Merrino. Ma guarda che lui è assolutamente la mia grande, penso la mia principale fonte di ispirazione insieme ad altri youtuber. Però lui in particolare chiaramente mi ha ispirato tanto. Ha scritto queste cose, cioè... Sì, vabbè, anche lui effettivamente, lui è, diciamo, la differenza è che tu sei più l'uomo posato proprio. Lui comunque sia, lui va a 0-100 in una certa maniera un po' diversa da te, però vi siete proprio cuciti bene i personaggi addosso, non so, mi spiego. Cioè, anche Physique du Rôle deve averlo per fare quello che fa lui. Sì. Perché lui poi sa, cioè lui non è che urla e basta, lui urla e impazzisce tutto quanto. Tu invece poi ritorni, capito? Tu ti sfoghi, sfoghi la frustrazione e poi tuc, torni. Sì, vabbè, ma anche perché però se ci pensi, facendo due lavori diversi, cioè, cioè il suo è tutto un linguaggio over, fighissimo. Sì, assolutamente. Io certo. Dovendo fare anche la fiction, delle cose. Oppure sai chi è che mi ha molto molto ispirato, che è stato proprio il primo che ho iniziato a seguire su YouTube, non so se si può avere, incredibile, YouTube è un argomento che piace, ma sì, ho deciso io, sì,
primissimissimissimo youtuber che ho iniziato a seguire, che mi ha fatto dire ok, io questa cosa, cioè, la voglio fare per lavoro, era, non so se lo conosci, l'angolo di Farenz, o Farenz 57 al tempo. Sì. Che lui, se ti ricordi, anche lui nei video urlava, cioè c'era questa cosa all'improvviso impazziva. Assolutamente sì. Pensa che io ero così fan e c'avevo una sua fanpage di, che si chiamava, ero l'admin su Facebook della fanpage. Siamo arrivati a che numero di peli? No, non, guarda, ancora, perché ancora non ce l'hai fatti vedere tutti, però noi tutti due fan siamo lì che aspettiamo, abbiamo il countdown e quando ci metti la foto di quella zona lì. Incredibile. Questa qua di Bru, fa. ma quindi conosci pure Gatto? Assolutamente. La pagina peli di Vincenzo Bordoni. Ok, però quella zona lì dipende. Ora sì, perché so, è un mese che sto in quarantena e quindi non. Ah, sono anche cresciuti, pensa che Sì, bello. no, non mi entrano, quindi non posso fare più la parte che Ah, sono in era questa la mutande. gag. Wow, ho sperato fino all'ultimo. Incredibile. Io Ho Toby rotto come The tutto. Universe, è vero. Io Toby invece. Dici? Tipo. Sì, perché nel 2015. Questo è Fino 95, fine. al 95. 95. Cazzo. Ed eri un giovincello, però, la prima volta. Le rubavi da qualche. No, All'inizio, dico. avevo Poi le hai comprate te perché deciso sei diventato di ricco e aprirci. famoso, però dico all'inizio. Com'è? Poi le hai comprate te perché sei diventato ricco e famoso, però dico No, all'inizio. esatto. Però all'inizio, quando andavo napoletano, rubavo. Ognuno ruba qualcosa a Napoli, io Ok, avete visto come siete voi, cazzo? Non è che qui. Milano, prendo esatto. Trenitalia, oppure Italo, scusate, non No, stiamo però facendo vabbè. pubblicità. Voglio dire, secondo me non sono i napoletani, in parte sono permalosi, eh. Siete voi che Se siete tu ci pensi, stronzi. no. Questa è molto bella questa battuta. Hai visto? Mi dovrebbero pagare. Era. Dipende anche dalla persona, cioè io non penso sia genetico, raga, mo parlavone, non è una cosa genetica. No, Parlavone, mo. Cioè, oh, piano, eh? Ecco. Come le lasagne di Charlie Hebdo, a voglia ci fece. l'anno scorso. Beh, Barolo me lo ricordo, cioè la città dei Del dildi. vino. Ah, del vino, scusami. Abbiamo proiettato questo video con questa battuta anti-Juventus. Nessuno ha Gelo. riso. Tosta, eh. Nessuno ha riso. Nessuno ha To riso. è Quello è un momento tosta. in cui veramente vanno. È bellissimo perché quando sei lì sopra senti proprio le redini delle persone e ti muovi di conseguenza perché tu comprendi, io te l'ho detto la prima volta, io la prima pagina del mio spettacolo, almeno in Italia è così a seconda della città, cosa che magari può essere, io non lo so, però magari in America non è così perché magari non hanno questo, non lo so, però vedendo molti spettacoli di americani vedo che lo fanno sempre alla stessa maniera quasi. Cioè Non lo fai a saprei. New York, lo fai in Tennessee, lo fai in quella maniera lì. Lo Chissà, fai alla no, tua davvero maniera, non la gente viene a saprei. vedere proprio te, quindi lo fai proprio come performi tu e basta. Non è che modifichi un pochino delle cose per entrare in contatto più con il pubblico. Poi magari è una mia supposizione del cazzo e sto facendo i film in aria, eccetera. Però almeno io con la mia esperienza, quindi posso parlare solamente per me, ho notato questa cosa qua. Ed è bello, è bello. Tipo la battuta di Pornhub dove c'era il paragone tra gli italiani che cercano la categoria Asian e i borbonici. Sì, no. C'è tanta casina. Ora, lui ha detto una battuta che ormai l'ha detta e la dirò anche qui. Beh, stai a viaggiare? Sì, sto a viaggiare, sì, è la fine. Bacino. Stavamo dicendo. La La battuta. battuta? La battuta che era anti, non posso fare battute su cose più acculturate, ok? Quindi la gente mi guarda e fa, ah, però abbiamo continuato, ma non capisco chi sia John Cage. E poi subito dopo faccio, sono stato a Napoli. E a Napoli pare. Per qualunque battuta faccio, No, puoi farlo, non ti manco puoi. un Allora, la cosa che correttivo, non puoi manco fare. nulla. No, zio, no, aspetta. La cosa che non puoi fare su Twitch, te lo dico subito. La cosa che non puoi fare su Twitch è far vedere i capezzoli anche se sono di uomo. Ah, non si può? No, zero, ti bannano subito. Però ti Ah, puoi, però me però ti puoi mettere. ti ho in pugno, eh. Io salgo stamani. Già, beh, già hai detto la parola con la N, quindi già hai dato il tuo. Però potresti fare una cosa, potresti metterti delle mutandine, questo si può fare perché lo fanno molte streamer, ti metti delle mutandine molto strette dove si vede proprio completamente la forma del pacco, loro lo fanno con la forma della fregna, si può dire fregna sopra Twitch, e poi ti metti a fare gameplay con le gambe larghe così. Questo Ah, si può fare. si può fare, sì, però io non posso parlare di erotismo, questa è la differenza. Vabbè, è giusto. Quello c'ha anche un che di anatomia. Sì, perché se io parlo di erotismo le persone non si possono masturbare, invece in quell'altro caso sì.
Secondo me lo fanno apposta, perché comunque sia c'è un range di persone molto di età un po' bassa qui su Twitch. Ah sì. Ora sta crescendo, non so se crescerà ancora, spero di sì, però per ora sta crescendo molto con molte persone, personaggi sono venuti qua sopra, quindi a parte te che non verrai mai perché c'è troppe cose da fare, non riesci manco a scrivere uno spettacolino, vero? Neanche uno spettacolino riesci a scrivere, vero Fru? Guarda, Neanche un cazzo di spettacolo, sono 5 anni sono! tutto quello che scrivo lo cancello. È vero, perché mi Secondo me tu fa. scrivi e poi dici, lo sai cosa faccio? Lo utilizzo per i The Jackal, lo butto. Cioè, mi Vi chiede pagano, cioè, questo è il mio Matteo, lavoro, dici tu, non è che puoi non farlo. Don Matteo e Frassica vi hanno tirato qualche pizza in faccia, ma chissà Perché? se pizza intendevo le pizze, perché siamo Dai, non fare il napoletani classico così ci parte salutiamo. Madonna mia, ti prego, dai. Come? Non fare il classico napoletano che appena sente pizza deve. Di seduzione Hai dello visto? Fru lascio si sente parlare parentesi. bassissimo, te l'ho detto Fru, lo so, si sente basso, io provo ad alzarlo. Ah, sente basso? No, Infatti non. fa niente, vai, continua, avvicinati un pochino, pochino se puoi, però vai. No, ho urtato. È il pene, che mi ha urtato sulla scrivania. Pensa te, Pensate, e la forse. scrivania sta a 3 metri. Eh sì. Piace tantissimo. Però se me la fanno pure quella romana, alla fine è dura, però stica, hai capito? Lo incrostino con la roba, la bruschetta in tamagni, cioè, può essere Scoprirete che buona. anche a noi napoletani piace, cioè, è incredibile. Quindi, cioè, però non mi puoi. Perché la carbonara il problema è che se ci metti. Se fai la frittata, non è più un cazzo! È una frittata, capito? È un'altra cosa proprio. Vabbè, poi. Vabbè, Vedi basta. come parlate voi laziali della carbonara, è incredibile, cioè basta introdurre questo argomento, basta dire, lo sai, guarda, io col guanciale non l'ho mai mangiata, ma secondo me con la pancetta pure va bene. No, secondo me sì. No, vabbè, questo qua perché le persone sono ignoranti. Poi ti parlerò di questo piccolo particolare. Ok, va bene. Leggiamo un po' i commenti. Hai capito Dov'è? quando. Non lo leggo io. Aspetta, non lo leggo questo commento. Non me ne fotte un cazzo proprio a me. No, nel senso, non lo vedo. Ah, ecco. Vic, pizza gricia, meglio carbonara. Ma che pizza è solo pizza gricia, Perché Matteo? tu non. Vabbè, la gricia sarebbe. Te la faccio veloce. Sarebbe la matriciana senza pomodoro. Sì, no, lo so. Dico, ci fate anche le pizze così, va bene. Purtroppo le fanno qua a Roma, sì. La pizza carbonara. Ci mettono Colù. sopra oppure il pane con la pera e il formaggio. È buonissimo. Cioè, il fatto è che dipende come la fanno e magari dal gusto tuo. Cioè, alla fine Guarda, l'ananas non è dolce, sì, non è dolce. È aspri. Cioè, non so, mi ora spiego. ti dico una cosa, ma sai perché qual è il problema? Che io non penso a pizza all'ananas, penso all'ananas, no, tipo Sì, lo macedonia, no, sciroppato. Fai la dai. margherita, ci metti l'ananas sciroppato sopra così. Bam, 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 e te lo mangi. No, no, No. infatti noi di recente abbiamo fatto un lavoro in questo format che stiamo facendo. Lo conosco ed è stato anche, se non sbaglio, cacciato da quelli lì che fanno la pizza vera, verace napoletana perché fa le cose un pochino. Esatto, perché lui fa grandi esperimenti, però comunque. Cioè, proprio che lo mangi in quella maniera lì, cioè non è che la tagli. Guarda, ti posso dire due motivi, di cui uno brutto e l'altro patetico. Zozzate. Oh, subito le ho anche che No, no, che cerchi. già ti hanno bannato. Già m'hanno. Raga, già m'hanno bannato 2 volte. Lo sapete, m'hanno bannato 2 volte per chi mi segue da un po'. Per cose passate. Extra perché vuoi essere più scopabile. Poi, di riflesso, lo fai perché vuoi essere più scopabile anche per te stesso, che è un fetish molto strano, secondo me. Sì. Anche essere molto magri è un disagio. Il punto è che viviamo in una società in cui comunque magro è meglio di grasso, no? Sì. Magro è meglio, ma comunque magro è brutto. Cioè, voglio dire, io sono magrissimo, tornato così, anzi, ora però ho fatto pure un po' la pancia da alcolista, no? In Stai questa diventando vecchio quarantena. pure te, veramente, però non solamente a livello intrinseco. Ho vissuto, cioè, anche essere molto magro, per quanto sia strano, cioè, è strano a spiegare, perché a volte quando dici, no, guarda, io non accetto molto il mio corpo e quindi non vado al mare, tipo io non sono andato al mare per molti anni, o comunque tuttora io non indosso pantaloni corti, sia perché non mi piacciono, sia perché non mi piaceva vedere le mie gambe così magre. E poi ora col tempo sono riuscito un po' più a risollevare. Per lo scopaggio, sì, ok, ma non era. Anzi, come ti ho detto già
al telefono fru, anzi, da quando sono andato in palestra, in realtà è il contrario. Ma Per poi io, guarda, tanti io ti motivi, confesso, comunque sia. io, Tomale, ti troverai nella vita a sollevare delle cose, no? Questo movimento qui, di un peso che è qui e lo tiri giù, e più lo tiri giù e più è pesante, non c'è nella natura, solo non c'è, no? Cioè, o c'è questa, la salinese di un cigno, ma che cazzo ne so? Oppure simile quando prendi i bagagli dal treno. Allora, il tuo cervello, quando lo stai per fare, quando ti dici, ok, ora mi siedo e tiro su questi 90 kg, e me li tiro addosso per 12 Il volte. tuo nel senso nostro, perché ci sono persone che non se le fanno queste domande, diciamo la verità. Però il cervello normalmente ti dice, essendo un cervello logico, ti fa perché? Dice, per... E no, si vede un po' però, cioè, post allenamento, anche io voglio parlare. Quindi, in realtà, secondo me, il fatto che fa freddo viene surclassato al fatto che mette anche di buon umore all'allenamento.